Luigi Del Prete, USB, voi siete qua per manifestare per i docenti precari, chiedete una misura straordinaria. State chiedendo un condono? Assolutamente no, noi stiamo chiedendo una cosa molto semplice, che lo Stato, che ha utilizzato il personale precario per anni e anni, con intere generazioni di lavoratori precari della scuola che hanno garantito la crescita di tantissimi dei nostri studenti, dei nostri figli, sopportandoli fino alla fine di un percorso scolastico, chiediamo semplicemente che a questi lavoratori venga riconosciuto il diritto all'assunzione. Crediamo che ci sia. E in che modo gli dovrebbe essere riconosciuto? Noi abbiamo come nostra proposta chiara un concorso per titoli e servizi. Crediamo che sia necessario per il momento abbandonare il percorso dei concorsi ordinari, oppure molto semplicemente procedere prima alla stabilizzazione di tutto il personale precario con 3 anni di servizio attraverso un concorso per titoli e servizi e poi successivamente attivare il percorso definitivo dei concorsi ordinari. Il ministro Bianchi ha detto che sistemerà i precari. Il ministro Bianchi ha detto che sistemerà i precari, parla di 60.000 lavoratori che verrebbero stabilizzati, noi crediamo che invece ad essere stabilizzati dovrebbero essere 200.000 lavoratori. Penso che ci sia sempre stato un tranello sulla questione dei precari, perché c'è sempre questa distinzione di organico di fatto ed organico di diritto che se non viene affrontato non potrà mai portare alla risoluzione della questione del precariato. Quindi noi chiediamo la stabilizzazione del personale precario attraverso un concorso per titoli e servizi, ma allo stesso tempo chiediamo che le 200.000 sofferenze, che sono per lo più organico di fatto, porti alla trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto, che questi sono posti stabili. Ogni anno l'organico di fatto aumenta, a significare che siamo di fronte a un organico non che passa e va via, ma è un organico ormai che rimane e resta, che è fondamentale per la scuola pubblica statale, per garantire l'anno scolastico, e quindi deve essere stabilizzato definitivamente in organico di diritto. Siete qui a manifestare anche per gli interventi di edilizia scolastica e per le classi meno numerose. I 34 miliardi promessi, temete che non soddisferranno queste richieste? Ma 4 miliardi non sono nulla rispetto alla tragedia che ha vissuto la scuola pubblica statale in quest'anno scolastico. Noi ci ritroviamo il 6 maggio dopo aver indetto uno sciopero il 24-25 settembre. Dopo un anno la scuola pubblica statale non è stata in grado, in virtù dell'assenza di investimenti del governo, di affrontare la pandemia. Noi crediamo un rientro in sicurezza, investimenti in edilizia scolastica, e per questo oggi noi siamo anche contro il recovery plan di Draghi, che investe in digitalizzazione. A noi la digitalizzazione non interessa, la didattica a distanza è qualcosa che deve essere superata. Ma neanche a livello complementare vi interessa? Assolutamente no, noi vogliamo un ritorno in sicurezza. Ormai i lavoratori della scuola, gli studenti chiedono il ritorno in sicurezza e in presenza. Dobbiamo mettere da parte il percorso della didattica a distanza, che per noi è stato fallimentare, e rientrare in una scuola molto più ampia, in grado di affrontare, diciamo, la pandemia nella sua continuazione in modo adeguato, e soprattutto in grado di investire in organici per creare meno classi pollaio, più classi con meno studenti, in grado di affrontare seriamente, attraverso il dramma della pandemia, si veda invece un futuro in cui si possa ridare a una scuola pubblica statale adeguata.